quando uno legge chi avrà trovato la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per causa mia la ritroverà. Ma io, certo, io sono influenzato, ma chi avrà trovato la sua vita la perderà. Ma voi giovani, quando ascoltate questo versetto, che pensate? Che vero, che antico, ma che c'entra oggi nel 2021 queste cose? O significa che noi dobbiamo, come dire, recepire qual è il vero senso di Dio, la sapienza di Dio che è diversa dalla sapienza di questo mondo, e dire: Signore, voglio essere influenzato dalla tua parola. E lo sai che dice in Prima Corinzi? Che l'opera della croce è sapienza, è la sapienza di Dio. È la risposta sapiente ad ogni dubbio. E questa via l'ha aperta Gesù Cristo. Così come è scritto, ha detto Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Via, verità, vita. Se tu vuoi trovare il vero proposito della tua vita, cioè, e non sai che cosa fare, non sai che pesci prendere, che scelta devo fare, sei nel dubbio. Se tu sei nel dubbio, dici: che devo fare? Guarda, hai trovato la risposta. C'è una risposta ad ogni dubbio. Gesù Cristo è la risposta. Hai bisogno di soluzione ai tuoi problemi familiari, lavorativi, sociali, qualsiasi tipo di problema. Che problemi hai? Paure, ansie, depressioni? Hai problemi? Qualora tu avessi problema, che devi fare? Dai i tuoi problemi al Signore, prega. Preghiamo e operiamo, predichiamo l'Evangelo. È un investimento per la vita. Quando noi serviamo Gesù, noi investiamo nella vita. Il senso della vita, mentre gli uomini cercano di scoprirlo per tutta la vita, e non ci riescono, se non incontrano Gesù Cristo. Il senso della vita, Dio ce lo rivela. È rivelato. Egli rivela, toglie il velo. Cioè, a chi rivela? Ai suoi. Mentre noi diventiamo suoi, ci rivela il vero senso della vita. Su questa terra, Dio dice che provvederà a noi. Egli ci apre le porte, le buone occasioni, eccetera. Ma il vero proposito della vita è fare l'opera sua. Una chiesa che si muove secondo il suo mandato è una chiesa che riceve benedizione, che riceve vita, che riceve guarigione. Egli ci ha creati e non ci ha creati come figli, non ci ha creati schiavi e tenerci schiavi, ci ha creati come famiglia per essere figli e vivere nel rapporto di figli col padre e di diventare sposa affinché si genera la famiglia. Mentre lui ci ha creati, ha creato l'umanità, ha creato la famiglia, subito il regno delle tenebre è intervenuto per distruggere il peccato, è intervenuto per rompere questo, per rompere il processo di Dio, il senso di Dio per noi. Ed ecco che ha mandato suo figlio Gesù per rimetterci nella vita. Egli di tutta l'umanità, egli desidera che diventino figli. Ma c'è uno che non vuole, il nemico delle anime nostre, Satana il diavolo e i suoi angeli.
è intervenuto attraverso il peccato di Adamo, è intervenuto sul genere umano. Tutti coloro che nascono, tutti gli uomini, nascono col peccato di Adamo. Gesù, che ha vissuto una vita perfetta, ha pagato il prezzo sulla croce, affinché il genere umano, attraverso di lui, potesse rinascere di nuovo e diventare, e chiunque accetta lui, diventare figlio di Dio, figlio dell'Iddio Altissimo. Gloria a Gesù Cristo.